Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server. Oggi finalmente recensiamo due headset completamente differenti, anche se molto economici, della Ozone, che ci hanno gentilmente inviato in prova. La Ozone è la prima volta che l'abbiamo per le mani e siamo contentissimi di potervi parlare di questi due headset. Si chiamano rispettivamente Rage 7HX e Onda 3HX. Bene, allora cominciamo a vedere come reagiscono queste cuffie una volta appoggiate sulla capoccia. Sì. Le 7HX, le Rage, sono piuttosto comode perché sono molto leggere, come potete vedere il materiale è plastico, quindi non appesantiscono la testa, però possono essere un po' scomode per quanto riguarda le spugne, perché come potete vedere hanno una forma che diciamo va sul triangolare e quindi alcune parti della spugna appoggiano direttamente sul padiglione. Queste invece, anche se molto molto leggere, riescono ad avvolgere bene il padiglione perché sono ovali, però non offrono diciamo un'insonorizzazione perfetta, anzi diciamo che è veramente bassa l'insonorizzazione. Stessa cosa da dire per le Rage 7HX, anche se a livello sonoro queste sono decisamente più avvolgenti rispetto alle Onda, innanzitutto per una maggior profondità delle frequenze basse in riproduzione, ma poi anche per un'altra feature che queste cuffie hanno, cioè la simulazione del 7.1. infatti hanno questo 7.1 virtuale. Sì, è molto utile devo dire, soprattutto in alcune situazioni, non adatta a tutti, però molto utile. Queste invece non ce l'hanno, sono cuffie stereo. La differenza fondamentale tra queste e queste è che queste sono universali, nel senso che funzioneranno anche sulle vostre console, quindi in tranquillità. La differenza sonora è piuttosto netta, perché queste hanno un suono più cristallino rispetto alle 7HX, però queste sono molto ben bilanciate. Esatto, cioè mentre queste sono cuffie prettamente da gaming, con un'ottima risposta sulle basse frequenze, un'avvolgenza particolarmente elevata, queste invece potrebbero essere molto buone anche per l'ascolto della musica. Noi perlomeno abbiamo valutato la cosa in questo modo. C'è da dire che il costo di questi due headset, nonostante siano abbastanza fighi e qualitativamente piuttosto elevati, è veramente ridotto. E adesso andiamo a parlare di una cosa che per noi è estremamente importante, cioè il microfonino di questi due headset. Tanto per cominciare, sappiate che sono removibili e la cosa è carina perché potete usarli anche sul vostro portatile, magari, visto che sono microfonini finalmente di qualità piuttosto buona. Io direi di ascoltare il microfono della Rage 7HX. Ok ragazzi, stiamo provando le Rage 7HX, questo è il suono, e adesso vediamo un po' l'antipop. Spara Peppino, 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 spara! Ok. E devo dire che buona. Si sente molto molto bene. Ascoltiamo le Onda 3HX. Salve amici, questo è un test con le Onda 3HX e come sempre salutiamo il nostro amico Peppino, che non spara mai. Peppino, spara! Purtroppo ragazzi non possiamo farvi sentire da un video come si sentono le cuffie, e i microfoni possiamo registrarveli e farveli sentire. C'è da dire che, ripetiamo, anche se sono della stessa marca, sono cuffie estremamente differenti. Queste sono molto più improntate verso i bassi, questo più verso un suono cristallino, quindi gli alti sono molto, molto ben bilanciati appunto. Diamo un'occhiatina al design di queste cuffie. Questo è decisamente più tamarro come design. Sì, e questo è un po' più... tranquillo, un po' più soft. Però sì, se dovete andare a un matrimonio vi dovete mettere questi, a correre vi mettete questi. Tutte e due hanno dei LED, questo ce l'ha rosso qui e che se ne hanno blu. Allora, una cosa che ci piace molto di queste Rage 7HX è che ha un LED anche sul microfonino. Potrebbe sembrare una stronzata, invece quando il microfono è spento, perché potete usare il telecomandino per disattivare l'entrata microfonica, il LED si spegne. Quando è acceso invece vedrete la luce, quindi questo vi dà la consapevolezza mentre siete in game di quanto potete parlare oppure quando dovete stare zitti. Idem queste, diciamo, tutte e due hanno la stessa, hanno un telecomandino molto differente. Anche il telecomandino si può disattivare il microfono su tutte e due, alzare e abbassare il volume, lì ci sono dei tasti fisici. Qui c'è una rotellina. Questa però ha anche un'altra funzione di switch. Sì, da PC a game, perché se abbiamo un PC utilizzeremo le cuffie con l'USB, se andiamo invece in game dovremo passare all'uscita normale, quindi al jack con gli RCA. C'è da dire che con le Onda 3HX, che come abbiamo detto costano un po' di più, c'è anche in allegato tutta la cavetteria che vi servirà per adattare il cavo delle cuffie alle vostre console, con degli RCA veramente molto
molto comodi secondo noi. In conclusione vi diciamo che queste sono cuffie che qualitativamente sono molto molto elevate e reggono tantissimo il rapporto qualità prezzo. Sì, questa infatti è la cosa che ci piace di più. Non siamo di fronte a delle cuffie professionali da studio, ovviamente sono sempre degli apparecchi da gaming, però per quello che costano e quello che offrono a noi sembrano dei prodotti veramente validi. Speriamo di potervi parlare anche di altri prodotti della Ozone, che per ora si è rivelata una buona sorpresa.